È iniziata la rivoluzione nel segmento B in casa PSA. Noi infatti siamo alla guida della nuova Peugeot 208, giunta alla sua seconda generazione. Tutto inizia negli anni 80 con la 205, poi si passa alla 206, alla 207, fino a fermare la nomenclatura proprio con la 208. Questa nuova generazione cambia tanto a livello estetico. Scopriamo quanto nella nostra sezione dedicata agli esterni. Lunga 4,5 m, la 208 adotta la nuova piattaforma CMP, che oltre a essere modulare, come recita la sigla, riduce il peso complessivo di 30 kg ed è capace di ospitare alla perfezione la versione full electric, altra grande novità di cui vi parleremo in seguito. Con un nuovo telaio e nuove dimensioni, la Peugeot 208 all'esterno propone un family feeling molto marcato, attraverso elementi chiaramente ispirati ad altri modelli della gamma francese. Si parte dal frontale in perfetto stile 508 con il graffio LED che caratterizza il muso, insieme ai gruppi ottici anch'essi full LED. È una bocca molto generosa, disegnata da una linea unica. Sul cofano capeggia la sigla 208 con il leone integrato nella calandra, come è avvenuto per l'ultima berlina del marchio. Lateralmente le forme richiamano molto quelle del modello precedente, con la differenza di una maggiore muscolatura, soprattutto nella zona di passaruota posteriore del montante C. Al posteriore torna il linguaggio stilistico tipico del passato recente, e più precisamente derivato dai SUV 3008 e 5008. La fascia nera che raccorda i tre artigli per lato dei gruppi ottici posteriori arriva proprio dai modelli di successo della casa francese, allargando visivamente la vettura e aumentando l'impronta su strada. Se gli esterni reinterpretano il family feeling di casa Peugeot, gli interni sono rivoluzionari, soprattutto a livello tecnologico, dove prendono il meglio della casa francese. Se fuori colpisce per il look più sportivo e maturo, all'interno la 208 si ispira alla concept fractal e si evolve attraverso il nuovo Peugeot iCockpit, tecnologico ed ergonomico. In base all'allestimento, la nuova Peugeot 208 propone il quadro strumenti completamente digitale e grande novità 3D, con informazioni su due livelli di lettura, come in un ologramma. Le indicazioni sono dinamiche, si avvicinano allo sguardo del guidatore in funzione del loro grado di importanza o di urgenza, permettendo un vantaggio in termini di reattività alla lettura. All'inizio bisogna farci l'abitudine, ma dopo pochi minuti tutto diventa più chiaro e leggibile. Nella zona centrale, sopra i tasti in stile pianoforte già visti su altri modelli, il touchscreen dell'infotainment è disponibile nella misura da 5, 7 o 10 pollici in base alla dotazione prevista. Nel complesso i materiali sono gradevoli al tatto, l'assemblaggio è ben realizzato e i pochi comandi tattili sono facilmente raggiungibili. In funzione degli allestimenti sono disponibili anche la ricarica a induzione e fino a 4 prese USB, di cui una di tipo C. L'abitacolo avvolge guidatore e passeggero così come i sedili, soprattutto quelli sportivi della GT Line. Nella seconda fila il posto per le gambe non è eccessivo, ma in generale l'abitabilità è buona. Non manca lo spazio per i vani portaoggetti nelle porte, nel cassetto e sul tunnel centrale, rivestito anche in piano black, bello ma particolarmente sensibile allo sporco. Per quanto riguarda il bagagliaio, la 208 propone una capienza di 311 litri, ma attenzione allo scalino d'ingresso, piuttosto alto. Per quanto riguarda la gamma motori, si parte dal benzina, il 1200 PureTech, in tre configurazioni di potenza. C'è il 75 cavalli abbinato esclusivamente al cambio manuale, c'è il 100 cavalli abbinabile al cambio manuale o anche al cambio automatico EAT8, e poi c'è il 130, il più potente, abbinato esclusivamente alle AT8. Per quanto riguarda il diesel, una sola scelta. Si parla del Blue HDI da 100 cavalli, abbinato al cambio manuale a 6 rapporti. In Peugeot hanno però anche aggiunto una E alla sigla 208, ottenendo la prima segmento B elettrica della gamma. Si tratta di una vettura da 136 cavalli di potenza per 340 km di autonomia dichiarati nel ciclo WLTP. Noi siamo alla guida dell'unica motorizzazione diesel, il Blue HDI 100. Che propone una coppia di 250 Nm ed è abbinato al cambio manuale 6 rapporti, come abbiamo già detto. Questo propulsore lo conosciamo già molto bene, anche sulla 208 non tradisce le aspettative. Consuma poco ed è molto brillante, soprattutto ai bassi regimi, dove offre il massimo della coppia. Anche nell'allungo se la cava piuttosto bene, l'unico problema è quando dovete effettuare un sorpasso ad alte velocità, dove si trova leggermente in difficoltà. Appena saliti a bordo di questa 208, dobbiamo dire che abbiamo trovato facilmente la posizione di guida. Il sedile scende molto in basso per una posizione di guida abbastanza sportiva e il volante è ampiamente regolabile anche in profondità. E a proposito di volante, ennesima riconferma per l'iCockpit, che propone sempre la corona di piccole dimensioni. È uno sterzo piuttosto diretto e preciso, abbastanza agile in città ma anche abbastanza preciso tra le curve. Promosso anche il cambio manuale a 6 rapporti, che propone marce leggermente troppo lunghe ma che comunque sono ben tarate per i consumi e l'utilizzo della vettura. L'unico piccolo difetto è che avremmo preferito una leva leggermente più corta. Parlando di assetto, bisogna dire che è leggermente troppo rigido per una vettura cittadina che si dovrebbe trovare appunto nella giungla urbana, nel suo habitat ideale.
D'altro canto sicuramente la vettura ne giova tra le curve, anche se non bisogna esagerare pena ai sottosterzi. Debuttano su questa generazione anche le tre modalità, Eco, Normal e Sport, che gestiscono alcuni parametri della guida, senza stravolgere però le caratteristiche della vettura. Nel complesso questa 208 è cambiata tanto, è cambiata fuori, è cambiata dentro ed è cambiata anche sotto il cofano. La sportività è abbastanza marcata, lo sterzo è ben diretto, le sospensioni sono rigide e i motori sono comunque piuttosto brillanti. Allo stesso tempo non si può dire che il comfort sia stato trascurato, la vettura è ben insonorizzata, i motori consumano genericamente poco e quindi la vettura riesce a comportarsi bene praticamente a 360 gradi. Per quanto riguarda le lunghe percorrenze bisogna anche dire che la 208 di nuova generazione propone il cruise control adattivo, il mantenimento attivo di corsia e quindi agevola molto anche durante i lunghi viaggi. E infine per quanto riguarda i consumi, beh, c'era da aspettarselo, questo WHDI 100 dichiara 4,2 litri per 100 km nel ciclo WLTP. La nuova Peugeot 208 è disponibile in 4 allestimenti, Like, Active, Allure e GT Line, con prezzi che partono da 14.950 euro per la versione PureTech da 75 cavalli in allestimento Like. Un quinto allestimento c'è e si chiama GT, ma è riservato alla E208, la versione elettrica. Il nostro primo contatto con la Peugeot 208 finisce qui. Fateci sapere cosa ne pensate della compatta francese nei commenti qua sotto. E al prossimo test!